Abbiamo raggiunto l'ultimo piano di Castelvecchio. Stiamo per entrare negli appartamenti privati del principe vescovo Johannes Hinderbach, realizzati nella seconda metà del 400 e collegati direttamente con degli ambienti del piano sottostante, la cosiddetta Sua Vecchia e la Sua del Reverendissimo. Ambienti quindi intimi e riservati, dedicati esclusivamente al principe. Entriamo. L'ambiente centrale dei tre che costituiscono l'appartamento conserva ancora oggi tracce della decorazione originale voluta proprio dal principe vescovo Hinderbach. Sono ornati che si ispirano agli sviluppi architettonici e scultorei di quello stile che ormai trova piena maturazione in epoca tardogotica. Come si può notare, sono degli intrecci molto raffinati di archetti, archetti trilobati, di pinnacoli che si rincorrono e definiscono il contorno di elementi che oggi non vediamo più. Questi ambienti infatti sono stati utilizzati anche da altri principi vescovi che si sono succeduti dopo Hinderbach e tra questi Bernardo Kless, che prima che venisse realizzato il sontuoso Magno Palazzo, la sua residenza personale tra la fine degli anni 20 e gli inizi degli anni 30 del 500, utilizzava proprio queste stanze come suoi appartamenti privati. La stanza viene fatta ornare da Bernardo Kless con questo bel camino, con una cornice in pietra scolpita nella quale sono incastonati dei motivi decorativi in pietra di paragone. Al centro la sua impresa, l'impresa dell'unità, il fascio di verghe trattenute da un nastro su cui è scritto il motto Unitas, unità religiosa e politica. E collegato all'altra impresa, sempre utilizzata da Bernardo Kless, la palma e l'alloro, simbolo invece di pace e di gloria. Attraverso queste insegne, il Kless vuole in qualche modo rappresentare quello che è il suo programma politico, il suo impegno. La decorazione dell'ambiente viene completata da un fregio pittorico probabilmente realizzato da Marcello Fogolino, quello che diverrà poi il pittore di corte del Kless. Il Fogolino riprende qui un repertorio decorativo di cui lui diviene forse il massimo interprete e diffusore in tutta l'area trentina. Un fregio a grottesca, cosiddetto aracemo abitato. In effetti si tratta di un motivo decorativo che consente al pittore di creare immagini particolarmente fantasiose, bizzarre, stravaganti, sempre inedite, originali, andando a recuperare un repertorio che è antico perché si trovava già nella Domus Aurea di Nerone, ma che viene proprio diffuso da Raffaello e dai suoi seguaci verso la fine del Quattrocento. Ecco quindi che nel fregio un tralcio fiorito e concluso in volute con foglie d'acanto viene abitato da tutta una serie di figure estremamente bizzarre, un tripudio di putti che giocano con degli esseri fantastici, ci sono dei cavalli marini, ci sono dei satiri o delle donne alate che concludono il loro corpo in una sorta di coda che ricorda quelle delle sirene. Anche con alcuni elementi e dettagli particolarmente curiosi, divertenti, come può essere il volatile che becca il sedere del putto in un clima molto festoso e divertito.
Al di sotto di questo fregio così gioioso e fresco viene realizzata una finta copertura di lastre in marmo sulle quali campeggia il trigramma di San Bernardino da Siena con le lettere IHS inserite in un sole raggiato e all'interno di due tralci, due fronde di palma e alloro che richiamano appunto l'impresa di Bernard Duclès. Analoga decorazione riservata anche al primo degli ambienti di questo appartamento. Anche qui finte lastre di marmo accolgono il trigramma di San Bernardino che viene alternato all'impresa dell'Unitas Clesiana. Al di sopra un fregio pittorico sempre a grottesca, probabilmente opera di Fogolino o di qualche suo aiutante. Questo perché qui il fregio rivela invece una maggior rigidità nelle figure, ma lo spirito è identico. Motivi che riecheggiano le forme e le soluzioni ideate da Raffaello, da Perin del Vaga, dai loro seguaci e che qui vengono ovviamente riviste in una chiave assolutamente originale, dando veramente libero sfogo a Fogolino e ai suoi seguaci che troveranno piena espressione nei fregi pittorici che andranno a realizzare negli anni successivi all'interno del Magno Palazzo.